Ci tenevo veramente grazie a vincere. Giulio. Quando ho visto grazie che la possibilità c'era lì, volevo proprio essere sicuro che nessuno voi mi fregasse stavolta. Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. Non l'ha scritta lui, ma oggi Matteo Trentin mette la sua firma su questo slogan. Che sia ciclismo, sport, vita, partecipare non è mai abbastanza. La 74esima edizione del trofeo Matteotti la vince lui, come nel 2019. Il 32enne della UAE Team Emirates taglia il traguardo con 21 secondi di vantaggio dagli immediati inseguitori. Si impone in solitaria lasciando il secondo posto a Jonathan Restrepo dell'Androni Giocattoli Sidermec, che ha battuto in volata Valentin Ferron della Total Energy. Ma sì, sono contento perché specialmente dopo ieri che al trofeo Pantani stavo bene ma non benissimo, e oggi invece avevo veramente una bella gamba. La prima fuga di 12 era un bel gruppo assortito, però non c'era tanta collaborazione, quindi abbiamo deciso di provare a dare un altro strappo. È andata via un altro gruppetto dove si collaborava bene, infatti abbiamo guadagnato subito sul gruppo e poi ce la siamo giocata. Ci tenevo veramente grazie a vincere, Giulio. Quando ho visto grazie che la possibilità ancora c'era lì, volevo proprio essere sicuro che nessuno mi fregasse stavolta. E quindi, come ho detto prima, la gamba era buona, ha fatto l'azione francese sull'ultima salita, ho continuato io e poi alla fine, quando ho visto che era tutta, sono andato da solo. Ma magari sai, delle volte ho sbagliato io, delle volte qualcuno è stato più bravo, delle volte un po' di sfortuna. Alla fine il ciclismo, specialmente nel post-Covid, il livello si è alzato in maniera esponenziale, quindi un qualsiasi minimo accenno di diversità fa la differenza. Basta vedere oggi, sembrava che il gruppo ormai piombasse alle nostre spalle, abbiamo accelerato ancora e sono ritornati addirittura 3 minuti. Una gara nata nel 1945 che ha reso grande la città di Pescara, un modo per avvicinare i giovani e piccoli al ciclismo, un modo per i partecipanti di misurarsi e prepararsi a competizioni più importanti. Quando vince una gara così, un corridore così importante, la gara non può che averne vantaggi, quindi non me ne vogliono gli altri, però era un corridore che noi attendevamo su questo arrivo e non ha tradito le aspettative, e per noi è importante. Speriamo per lui, speriamo per i colori italiani che quest'anno hanno raccolto tanto dappertutto e magari nel ciclismo manca, quindi speriamo che sia l'anno giusto anche per il ciclismo. Pubblico 10, e l'organizzazione è stata quasi perfetta, tutto si può migliorare, però è stata veramente molto, c'è una bellissima organizzazione dietro al Matteotti, c'è tanta gente che magari non è in prima linea però lavora un anno intero per organizzarla, e noi la nostra speranza è sempre di migliorarci, di fare qualcosina in più nei prossimi anni. Giulio Ciccone da Abruzzese, mi dici cosa rappresenta il trofeo Matteotti? Ma il trofeo Matteotti è una gara particolare perché appunto è l'unica manifestazione, diciamo, importante che abbiamo per quanto riguarda il ciclismo professionistico, quindi per me è sempre un'emozione essere qui. Peccato quest'anno che appunto non ho corso, però anche, diciamo, viverla da spettatore non è male. Ecco, appunto, per te è una stagione sfortunata, ma quali sono i tuoi prossimi obiettivi? Ma per quest'anno penso che l'obiettivo principale è quello di recuperare da questo infortunio al ginocchio e tornare in forma il più presto possibile. Però appunto, siccome non manca ormai tantissimo al termine della stagione, non so ancora i programmi con la squadra, ne dobbiamo discuterne, però penso che sia dura arrivare a fare in tempo a prepararsi per finire questa stagione, quindi penso che se ne parlerà per il prossimo anno. Parliamo di questo trofeo, quanto è diventato importante per la città di Pescara? Il trofeo Matteotti è stato sempre importante dai tempi nostri, ricordo spesso che dopo la seconda guerra mondiale lo vinse Bartali e quindi fu una ripartenza, dopo il Covid l'anno scorso è una ripartenza, c'è stato anni che magari col calendario bravo Ricci a continuare, perché vedo che è durissimo fare il Matteotti, sempre più difficile organizzare, ma il Matteotti è stato sempre importante. Poi era un problema di calendario e di distanza, questa è la gara più a sud, se fai una gara secca è difficile che le squadre vengano, quindi ci sarebbe da rispolverare qualche gara tipo la cronostafetta d'Abruzzo che si faceva a Cepacatti, oppure il Giro dell'Asia, e facendo 3-4 manifestazioni le squadre vengono ben volentieri, perché avete visto che spiegamento pulma, camion, e poi il calendario è molto importante. Noi ci siamo collocati a prima dell'Europeo quest'anno, subito dove sarà il Mondiale, quindi questo oggi era una grande prova con un Trentino che già l'ha vinto e per sfortuna è arrivato secondo, speriamo che quest'anno riesce a vincere il mondiale, quindi Matteotti importante, bisogna riportare un po' la tradizione, i bambini con i pump track, con dei giochi, con dei gadget, dei maxi schermo,
sul percorso, mangiare arrosticini e rifare una sagra. Io sono convinto che diventerà una delle più importanti se mi aiuteranno a farlo. È stato bene quando lui ha attaccato sulla salita lunga lì prima dello strappo duro. È stato un po' indietro, poi ho preso 15 metri lì sulla discesa. Poi quando ho provato ad andare avanti anche lui ha fatto una sgassata, ma ho rimasto lì in salita dietro loro quando stavo rientrando con loro e lui ha scattato, è andato via da solo. Poi niente, lui è andato più forte di tutti e lo merita lui.